Buonasera e bentornati sul mio canale. Come vedete, anche oggi parleremo di FIMI A3, in particolar modo di come si fa a fare l'aggiornamento, perché quando vi arriverà il drone, ci saranno degli aggiornamenti da fare. Per il momento siamo indietro di due aggiornamenti, quindi prima di farlo volare ho deciso di fare, chiaramente l'aggiornamento. L'aggiornamento però si fa in maniera un po' particolare, non è come il midrone, che io quando avevo il midrone, quando c'era un aggiornamento da fare, mi veniva un messaggio nel controller, bastava che schiacciavo sotto rete wifi e l'aggiornamento si faceva praticamente da solo. Qui le cose sono un po' particolari, bisogna andare sul sito della FIMI, scaricare gli aggiornamenti che sono tre, cioè l'aggiornamento del drone, l'aggiornamento della gimbal e poi l'aggiornamento del controller. Bisogna scaricare questi tre file, poi l'aggiornamento del drone viene collegato il drone al PC tramite il cavo USB che avete trovato nella scatola. Poi bisogna fare l'aggiornamento alla gimbal, bisogna procurarsi una micro SD, inserire il file nella micro SD e la micro SD nel drone. E per ultima cosa bisogna fare l'aggiornamento al controller. L'aggiornamento al controller, in ugual modo a quello della gimbal, bisogna inserire il firmware nella micro SD e poi inserire la micro SD nel controller. Niente, ora vi farò vedere come ho fatto. Allora, la prima cosa da fare è chiaramente andare sul sito della FIMI, www.fimi.com. Poi andiamo su Supporto e Scarica. Selezioniamo il nostro drone e poi dobbiamo scaricare questi tre file. Una volta che li abbiamo scaricati, dobbiamo creare tre cartellette per non confondere i file. Io ho chiamato drone fcbin, qui ci metteremo il file, come si chiama, per aggiornare il drone. Qui drone cam, quindi metteremo il file per aggiornare la cam. Sotto firmware bin, perché saranno i nomi dei file. E controller, il nome del file si chiama RCBFU e quindi qui ci metteremo questo. Poi andiamo nella nostra cartelletta download. Cerchiamo i nostri tre bei file che abbiamo scaricato. Eccoli qua. Li metto sul desktop, così non ho problemi. Come vedete, i file sono questi. Apriamo primo quello della cam, firmware bin, e inseriamo il file nella cartelletta che abbiamo creato. Facciamo la stessa identica cosa. Gli altri due file. Ora possiamo anche cancellare queste tre cartellette. Prima cosa, colleghiamo il drone al PC. Apriamo la cartelletta, facciamo partire il drone. Ok, il drone è stato aggiornato. Ora effettueremo l'aggiornamento del drone. Togliamo la batteria e inseriamo qui in basso la micro SD con inserito il firmware.bin. Agganciamo la batteria e accendiamo il drone. Come vedete, quando inizia a lampeggiare, l'aggiornamento è iniziato. Tempo per l'aggiornamento all'incirca 46 secondi.
Quando smetterà di lampeggiare, l'aggiornamento sarà finito. Ok, l'aggiornamento è terminato. Come avete visto, abbiamo inserito il file RC BF1 e la micro SD. Basta inserire la micro SD nel controller e farà tutto da solo. Siamo giunti anche questa serata al termine del tutorial. Come avete visto, fare l'aggiornamento ci vogliono 5 minuti. Per chi fosse interessato, ho trovato anche dove vendono le batterie per avere una batteria di scorta. Per il momento le vende soltanto Banggood, vi lascio il link in descrizione. Niente, durante il fine settimana andrò a testare il drone, vedremo se la batteria dura veramente 25 minuti. Sono curioso di vedere se la risoluzione dei video è una buona risoluzione. Niente, se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al mio canale, mettete un link se vi è piaciuto il video. Buona serata.